Oh, senti Andrea, Sì. m'ha detto Lesia, tu sai la nostra che numero di casa è? Oh, io non, ma io non so neanche in che via siete lì. Beh, Lì è la terza, non. la casa sarà al numero uno perché la prima. Dipende se per via si intende quella per traverso, perché lì è quasi l'incrocio. Ah, ho capito, ho capito. Serie numero 2. Ok, dai, va Poi bene. vabbè, su Google Map dovresti trovare anche numeri civici, magari dai un'occhiata lì e vedi bene. Ho capito, ho capito. Va bene, va E bene. allora incominciamo. Aspetta, mi sposto in cucina. Sposto in cucina e via. Io intanto apro per vedere cosa ha scritto quel cretino lì. O sai che mi viene proprio la nausea anche solo a leggere quello che scrivono questi idioti, posso dire. Infatti. Allora, questo qua non trovo più il topic. Cacca Alessia, libero. Eccolo qua. Che poi guarda, di questi qua ce ne sono veramente talmente tanti che noi diamo una risposta simbolica a lui, ma in realtà la daremo a tutti quanti, perché poi alla fin fine chissà quanti che si riconoscono in questo qui. E allora incomincio io come al solito, introduco l'argomento, poi ti passo la parola a te, che te in qualità di esperto intervieni. Sai cos'è che si può mettere anche dentro, pensavo nel discorso? Parliamo anche della categoria di insegnanti, perché io so che io ne conosco qualcuno di quei soggetti lì, no? Anche te puoi mettere dentro di quello di Mosca, che ne dici? Sì, va bene, ma io faccio un discorso generale su come No, da una. ovvio, parliamo in generale, non è che. Sì, ma io comincio a dire su come si cerca lavoro e sul fatto che comunque anche per la gnocca ci stanno cose migliori della Russia, insomma, tu puoi trovare lavoro e divertite, ecco. Sì, facciamo più una cosa. Io direi di impostare l'argomento dal punto di vista propedeutico. Diciamo, facciamo un po' di catechesi affinché questa gente qui capisca quello che a cui stanno andando incontro. Li facciamo rimanere con i piedi per terra attaccati a terra. Cioè Sì. qualcosa. Io direi di impostare così. Così facciamo anche del bene, poi ci ascolta. Infatti. Dai. E allora incomincio. Salve ragazzi, buona giornata a tutti, sono Andrea Bruno e vi do il benvenuto in questo appuntamento consuetudinale. Quest'oggi parleremo di un caso specifico, però non siamo rivolti a lui, abbiamo un caso specifico che si rispecchia nella realtà di tantissimi italiani disperati, soprattutto insoddisfatti perché non vivono una vita sessuale normale, credono al Babbo Natale, credono a delle fantasie, credono a un'illusione. Si autoludono di quello che non è e si autoconvincono di andare a cercare delle opportunità quando è evidente che opportunità non ce ne sono, soprattutto entrando nei panni di questa gente qua. Io sono stato in tantissimi posti, sono stato anche in Cina. Se tu in Cina vai e leggi gli articoli sui giornali, non trovi gente, ma nemmeno i cinesi li trovi disperati che sono disposti ad andare a fare anche, che ne so io, il tagliaboschi a qualsiasi condizione o compagnia bella. Allora, questo qui è un caso che non è un caso specifico, ma è un caso che se fosse un processo si potrebbe fare il cosiddetto processo collettivo, la class action. Allora, visto che questo qui è diciamo un comportamento che è stato studiato dal nostro sociologo antropologo Patrizio, do a lui la parola in modo che ci faccia un'analisi sul soggetto, però specificando che noi non andiamo a parlare del caso specifico. Patrizio, ma questo qui che è disposto, addirittura scrive che è cerco lavoro anche come persona di fiducia, cioè cerco lavoro in un posto dove nessuno lo conosce, non ci dice niente lui, e nelle sue richieste poi viene a chiedercelo a noi nel forum, dove la metà della gente è pellegrini che cercano lavoro e sono disposti a fare qualsiasi cosa, anche come persona di fiducia, nel senso che sia una busta da darti, da consigliare a chi la do, da portare da qualche parte, a chi la do a un perfetto sconosciuto, così quando quello esce la apre per vedere se ci sono dentro soldi prima di andare a consegnare. Allora Patrizio, come lo spieghi questo fenomeno? Io lo spiego in maniera molto semplice, che le persone non hanno la benché minima idea di che cosa significa cercare lavoro, di qual è il mercato del lavoro e di qual è anche, ti posso dire, la situazione. Ma scusa un attimo, ma io direi che lì dentro c'è anche tantissimo fattore ormonale. Sì, è anche tantissimo fattore ormonale Il perché. testosterone a mille che lì che spara. Ta, ta, ta.
ma secondo me non è solo un testosterone a 1000, che io ho notato molto spesso che cosa succede, che se noi osserviamo la situazione, noi ci rendiamo conto che sappiamo tutti che l'est è pieno dei pellegrini, sia in tutte le nazioni dove vengono associate a Nosca, a Gnocca, diciamo, è pieno di pellegrini che cerco lavoro. Tuttavia la cosa che notiamo molto spesso è che quelli che praticamente cercano lavoro in Russia hanno una cosa, un'ignoranza totale di quello che è il paese dove arrivano a cercare, di quella dove è la di quella che è la situazione. Cioè, diciamo che il pellegrino che arriva in Russia, detto così internos, è ben diverso rispetto di quello che arriva nella Repubblica Ceca o in Slovacchia o nelle zone un po' più verso centro. Manifesta una totale mancanza di conoscenza rispetto a quello di quello che può essere un pellegrino filo polacco, un filo cieco. Ma questo qui farebbe anche l'autista in un paese dove non sa la lingua, non sa leggere i cartelli stradali, non sa parlare con la polizia. Sì, non solo farebbe anche l'autista, ma sarebbe disposto a fare di tutto senza tenere presenza, aver spogliato, aver visto nemmeno quella che può essere una, sicuramente, ad esempio, una inserzione di lavoro. Non dico un'inserzione di lavoro in lingua russa, ma già trovare un paese in cui l'inserzione di lavoro non c'è un'inserzione di lavoro in lingua inglese, e traducendo già si legge che il 99% delle inserzioni di lavoro c'è scritto Repubblica Russa, cittadinanza della Repubblica Russa. Questo è ovvio, in Russia il 90% delle offerte di lavoro ti chiedono non la lingua russa, proprio essere la cittadinanza. Comunque, io, sai cosa mi viene in mente? Questa gente qua, ma non sa nemmeno compilare la richiesta di lavoro, non sa nemmeno formulare la richiesta di lavoro. Si potrebbe già crearsi noi un lavoro insegnando a questi qui come andare in giro a chiedere il lavoro. Non sa neanche capaci di formulare una richiesta. Esatto. Noi sappiamo che queste persone hanno una ignoranza totale di quello che è il mercato del lavoro, di quello che possono fare, di dove possono effettivamente trovare qualcosa. Ma te cosa dici? Che questo scrivere di getto, di impeto, richieste così sfalsate, senza presentarsi, senza descriversi, persona di fiducia che neanche ti dice qual è la sua esperienza, il passato, altre mansioni di fiducia che ha combinato. Ma poi c'è anche un discorso di base, che poi la cosa che metti in evidenza è diciamo tutta una serie di persone, di solito mettono in evidenza tutta una serie di patenti possedute dal personaggio. La domanda in realtà che a questo punto ci possiamo fare è: perché questo personaggio mette in evidenza tutta questa serie di patenti? Qual è la sua esperienza? Poi perché lo fa soprattutto su un sito in lingua italiana? Ma secondo te una persona che accoglie le sue richieste sul nostro sito, poi cosa può essere? Può essere una persona come lui o uno ancora più scemo? Secondo me addirittura... Cioè, se dovesse per caso esserci, perché io questa ipotesi qui secondo me è proprio un'ipotesi da escludersi, cioè arrivare a quel punto, trovare un datore di lavoro per questo qui è proprio una cosa impossibile. Sì, poi parliamoci anche chiaro, quella persona è chiaro che si rivolge soprattutto sul mercato degli autotrasportatori. Tutti sanno insomma che l'autotrasportatore almeno viene di solito scelto, almeno parlando tecnicamente, a livello nazionale, perché se noi facciamo un esempio, tu comunque devi conoscere la lingua per parlare con le persone della polizia, devi comunque essere capace a leggere i segnali, indicazioni. Questo qua poi secondo me non sa neanche che anche solo l'alfabeto muto in Russia è differente. Se tu prendi un muto, un sordo muto in Italia che sa l'alfabeto muto, lo mandi in Russia con un altro russo che sa l'alfabeto sordo muto. Perché è qualcosa che pochi sanno, che l'alfabeto sordo muto esistono per ogni praticamente gruppo linguistico, esiste un alfabeto sordo muto, per cui un sordo muto italiano con un sordo muto francese si capiscono, ma un sordo muto russo con un sordo muto italiano
no, non si capiscono. Sì, tant'è che il caso è famoso, che ogni tanto li vedi magari in aeroporto, che vedi uno che gli fa il segno col braccio, ta, vaffanculo, come per dire, e quello lì è Russia nell'alfabeto dei sordomuti e ciao. Allora non si... Sì, infatti sono l'unica cosa che naturalmente è semplificata. Diciamo, la cosa che possiamo poi fra l'altro notare oltretutto è una mancata conoscenza della lingua e poi una sorta di ignoranza anche per quanto riguarda i documenti del lavoro, perché la prima cosa che tu, una persona anche che ha bisogno di lavoro, stiamo andando a vedere che la prima cosa che sta andando a cercare qual è il lavoro su un paese extracomunitario, ma sappiamo tutti che nei paesi extracomunitari comunque per trovare lavoro ci vuole permesso. Stati Uniti, Russia, Australia, Nuova Zelanda, Cina, dovunque sia ci vuole permesso. Questo qui scrive anche valuto qualsiasi posizione. Cioè sì, anche valuto qualsiasi disposto posizione. Questo qui è disposto anche a fare il tagliaboschi d'inverno in Russia, ma ti rendi conto? Sì, valuto qualcosa, dà anche l'idea, insomma, che ci sia una sorta di base di disperazione senza aver minimamente analizzato il mercato del lavoro a cui va incontro. La situazione, la situazione, il problema e tutto quello che è la caratteristica pure dell'economia russa, perché se noi guardiamo ad esempio quello che è la situazione, ad esempio sempre la situazione di quello lì dei mercati che troviamo, dei mercati del lavoro, noi guardiamo che l'unico paese che manifesta una certa apertura del mercato del lavoro, poi anche lì fino a un'età giovane, perché fino a un'età di 30 anni, questo paese è l'Australia che è la Nuova Zelanda, che garantiscono visti per i giovani sotto i 30 anni, ma già sopra i 30 anni sia l'Australia che la Nuova Zelanda fanno problemi. Noi parliamo, questa persona non solo non ci parla né d'Australia né di Nuova Zelanda, ci parla di un paese che è chiuso economicamente, perché ricordiamo che la strategia di Putin in Russia è lo sviluppo tramite una serie di dazi doganali e tramite la chiusura stessa dell'economia. Quindi che cosa? Basandosi principalmente sul mercato interno, le uniche e le esportazioni di prodotti petroliferi. Se infatti non consideriamo che c'è un paese che si basa sul mercato interno, le esportazioni principali sono dei prodotti petroliferi, e inoltre in Russia la tassazione esistono le tasse sulle esportazioni, quindi già noi indichiamo un paese chiuso. Questa persona non conosce la lingua del posto, oltre a non conoscere la lingua del posto, l'unico suo però gli avranno detto che c'è la gnocca. Sì, ma anche posso dire, ragionando pure per la gnocca, bisogna essere anche, posso dire, io non dico adesso che da un momento all'altro l'italiano da pellegrino si possa trasformare in una persona normale, perché riguarderebbero secoli, ma almeno fa il pellegrino in maniera intelligente. Cioè vuoi andare a un posto dove c'è gnocca, analizza effettivamente un compromesso dove tu possa stare, dove tu ti possa sappia, dove tu ti possa almeno integrare, dove tu possa riuscire a trovare almeno un lavoro pagato decentemente, perché ricordiamoci che il camionista in Russia alla fine quello prende, anche se lo trova, prende dico 200 euro al mese, poi che fa, dorme dentro il camion. Cioè ci sono delle cose che sì, vabbè, se ti ricordi quell'altro che ci aveva chiamato, che era stato in Russia, era andato anche a dormire nelle baracche. Sì, nelle baracche mangiava sì me lo ricordo, e mangiava anche dopo. Cioè queste forme di disperazione, cioè questo ci vuole, nel senso, io so, sai, questo qui da chi lo mandiamo a lavorare dal mio amico Oswald, quello che ha la sartoria, quello lì che ti dà Letonia. Oswald è di Murmansk, mio amico di Murmansk, lo mandiamo alla sartoria qui a Daugavpils, poi Oswald ci dà 10 euro al giorno, lo incatena la macchina da cucire perché non scappa, lì è come iscriversi alla legione straniera, tu entri, fai la firma per 5 anni e rimani incatenato alla macchina da cucire, 10 euro al giorno incatenato, tu i soldi non li vedi, se scappi prima dei 5 anni non prendi niente, finiti i 5 anni riscatti la tua quota, lo mandiamo a lavorare come forzato nella sartoria di Oswald, poi lì dentro c'è un sacco di gnocca che ci lavora lì dentro. Infatti, perché posso dire così, almeno la persona, diciamo, ci avrebbe un po', insomma, una sorta di autodisciplina, perché io naturalmente i signori pellegrini, non dico a ridurre il tasso, nel senso a eliminare il pellegrino,
pellegrinaggio che, vista la popolazione italiana, sia una cosa quasi impossibile, ma almeno a utilizzare la testa, insomma. Volete andarvene su un paese come la Russia, quando non sapete la lingua, è un paese chiuso, quindi persone che parlano la lingua... Puoi andare in Russia e dire sono disposto a fare qualsiasi lavoro. Poi dire essere disposto a fare qualsiasi cosa, a lavorare per 50 euro al mese, cioè ragazzi, ci vuole insomma un minimo di dignità anche a livello del rapporto con la gnocca, insomma. Non è che bisogna amarsi anche se stessi, perché che fa finire a fare un lavoro per 100 euro al mese, poi dormire su una stanza con 50 persone e mangiare i ratti di fogna perché non ce la fai arrivare a fine mese. Allora la prima... andare a fare l'usbecco in Russia, cioè non so più. Cioè, nel senso, sono cose insomma che non c'hanno minimamente senso. Io vi sorto, insomma, cioè paesi dove c'è gnocca, insomma, ce ne stanno diversi in Europa, nell'Unione Europea non ci sta quello sbattimento, per il visto, lo sbattimento per cercare di stare lì. E poi sono paesi internazionali dove potete trovare anche russe, ucraine, chi più ne ha più ne metta, dove anche se ce n'avete uno in Russia è più facile farla venire, ce ne stanno. Cioè, prima le fa un salto radicale, perché passare insomma dall'Italia alla Russia di botto equivale a essere un salto radicale. Cioè, ragazzi miei, ci vuole una serie di cose. Esistono tanti paesi in mezzo dove può essere benissimo, è possibile incontrarsi, dove è possibile per loro avere, diciamo, più facilità anche per ottenere visto per una donna russa, per stabilirsi, dove è possibile avere gli incontri, cioè, che nel senso comunque vi possono aiutare se proprio il desiderio della gnocca, e dove oltretutto vi pagano anche meglio e dove ce la potete fare a fine mese. Ad esempio, questa persona fosse stato uno che pensa alla gnocca, ma ci pensa in maniera intelligente, per prima cosa avrebbe visto dove sono i voli, da dove partono, in quale nazione partono i voli meno costosi per l'Ucraina, quindi se sarebbe, o per la Russia, e quello si sarebbe già notato, avrebbe già visto un certo ventaglio di nazioni e avrebbe selezionato qual è quella nazione dove ci sono, diciamo, posso prendere più soldi, e anche lì avrebbe potuto selezionare una serie di 2-3 nazioni, poi cercare e mirare quella nazione. Però fatto così sarebbe stato una cosa in maniera più intelligente. Poi toccasse anche chiari con tutta la gente che sparia, comunque anche se non vanno a lavorare da Oswald, finiscono a lavorare molto spesso per una multinazionale dove rispondono, fanno 100 chiamate al giorno come robot, dicono 100 volte la stessa identica frase, perché questo è il mercato del lavoro, è quello che offrono nel multinazionale, quello che si offre anche soprattutto a chi... Ma fa... comunque per lavorare nella multinazionale devi essere sveglio, devi sapere le lingue anche. Sì, quantomeno l'inglese comunque lo devi sapere, insomma, l'inglese, parlare l'inglese, cioè parliamo ad esempio, se noi facciamo caso della Polonia, diciamo, è un paese che, diciamo, si è molto occidentalizzato, però diciamo che esistono voli gratuiti, diciamo, economici da parte, special modo, della zona di Katowice, che partono, diciamo, verso Kiev, verso Sevastopoli, verso l'Ucraina. Quindi già il fatto che sia l'unico posto ci lascia presagire che esista una forte comunità ucraina sul posto. Gli stipendi cominciano ad essere intorno a 1300 euro al mese, una media pulita, quindi diciamo una condizione che per uno, rispetto a quella che può essere la Russia, sicuramente vivibile. Se uno, è possibile, vuole trovarti la gnocca, nel senso, è possibile trovare, perché si trovano polacche, ma si trovano anche, insomma, una discreta comunità dell'ex Unione Sovietica, tutto quanto. Sì, questo qui ha fatto, diciamo, la sparata senza conoscere la geografia della gnocca e la situazione socio-economica del posto, e non è nemmeno stato capace di fare un po' di introspezione per riuscire a capire dove lui può realmente arrivare. Ma a questo punto a me viene in mente anche la famigerata categoria dei famosissimi insegnanti di italiano, a cui tutti noi abbiamo avuto in qualche modo a che fare, e categoria anche che in qualche modo, se andiamo a esaminare quello che è il pianeta Russia, questa categoria qui ha rovinato un sacco di persone, ha rovinato un sacco di russi, perché l'insegnante di italiano, più delle volte che arriva in Russia, non è una persona scaltra che ha cognizione di causa, sono persone che arrivano lì e i loro alunni, alle loro persone a cui insegnano, gli sparano un sacco di stronzate. Sì, è verissimo, ricordiamo insomma che sono state in molte di queste persone, sono state anche capaci di rovinare coppie miste che nascevano, diciamo, anche all'insegna di un rapporto mesto del non raccontarsi cazzate. Io, diciamo, mi scrivo sulla categoria storicamente dei problemi avuti, perché guarda caso, circa, dico, 7 anni fa, prima, diciamo, che insomma mi stabilizzassi sentimentalmente, quando vivevo in Russia, frequentavo una ragazza, naturalmente in maniera onesta gli ho raccontato tutta la situazione del paese
paese, tutto quanto, finché lei non si è messa a studiare l'italiano, andava tutto d'amore d'accordo. Appena ha iniziato a studiare l'italiano, tutta, cioè, si è incontrata tanto bene, l'unico insegnante di italiano maschio che, insomma, gli ha raccontato un mucchio di cazzate, tipo che in Italia è possibile trovare lavoro semplicemente, che poi naturalmente... Sì, sì, il bel paese, tutte quelle minchiate lì. Tutte quelle stronzate, dice c'è sempre il sole, dice ma non è vero, tutto quanto. Poi naturalmente i russi avevano anche un basso senso critico, perché fosse stato questo insegnante di italiano, fosse trovato di fronte in un altro paese come l'Inghilterra, come la Germania, gli avrebbero risposto ma smettila di raccontarmi cazzate, insomma, se è vero quello che dici, perché cazzo sei venuto a lavorare qui, insomma, gli avrebbero pure risposto male. Invece Russia, appunto, uno va lì a fare l'insegnante di italiano per due soldi. Comunque adesso, per chi ci ascolta, tanti lo sapranno, però la maggior parte di questi insegnanti di italiano è gente che tante volte si esprime in italiano usando delle forme dialettali. Anch'io non mi esprimo bene in italiano, ma io non mi esprimo bene perché io vivo all'estero da 20 anni e non ho modo di parlare la mia lingua, ho modo pochissimo. Adesso è venuto qui, si è trasferito qui ad Augarp il Paterizio, un po' parlo con lui, però effettivamente anch'io c'ho questo problema qua. Però io non ho la pretesa di andare a insegnare l'italiano a nessuno. Questi qui è gente che non sono insegnanti italiano, sono disperati alla canna del gas, come quello che adesso scrive sul forum, disposti a fare qualsiasi cosa. Io, Paterizio, la proposta che io farei, il consiglio che io do ai russi, i nostri cari amici russi, è di non prendere insegnanti italiani della cinta del Pellegrino, ma adottare un sistema come quello che è adottato nei paesi di influenza britannica, giusto? Sì, sì, esatto. Loro nei paesi di influenza britannica o scandinava, loro selezionano comunque donne divorziate da italiani che parlano correntemente italiano, che hanno vissuto 4 magari o 5 anni in Italia, e le selezionano, loro insegnano l'italiano ai propri connazionali. Come mi disse una volta un mio amico finlandese, dice, le insegnanti di italiano in Finlandia sono tutte ex finlandesi divorziate da